Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della visita urologica e per farlo siamo in collegamento da Palermo con il dottor Giuseppe Lauria. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera e grazie di nuovo per l'invito. Buonasera dottore, che piacere riaverla qui. Quindi dottore, oggi piacere parleremo mio. Della visita urologica. Quando va eseguita una visita urologica? Allora, la visita urologica andrebbe eseguita obbligatoriamente dai 50 anni in poi. Se il paziente però ha una familiarità per tumore prostatico, anche dai 40 anni. Perché dai 50 anni? Perché dai 50 anni in poi la prostata tende a aumentare a tutti, a chi più a chi meno. Se aumenta di volume e non viene curata, tende pure a infiammarsi. Quindi oltre alla sintomatologia legata all'aumento di volume, cioè la sintomatologia chiamata ostruttiva perché va a ostruire il collo vescicale, subentra anche quella irritativa, cioè quella infiammatoria legata alle complicanze di una prostata aumentata non curata. Quali possono essere queste complicanze? Cioè il ristagno urinario che determina delle infiammazioni, formazione di calcoli vescicali, oppure la prostata ostruendo in maniera significativa il collo vescicale, fa sforzare la vescica si spessisce, a volte si slarga a formare i cosiddetti diverticoli e quindi subentra anche una sintomatologia chiamata anche da vescica iperattiva con un ristagno molto elevato che potrebbe risalire verso i reni, quindi il cosiddetto reflusso vescico-ureterale, quindi con compromissione anche del reni. Quindi una serie di complicanze importanti che poi spingono il paziente a sottoporsi a intervento, che è l'ultima ratio nella patologia prostatica. Molte volte è necessario, prima dell'intervento, posizionare un catetere. Il paziente, a volte per le liste d'attesa spesso abbastanza lunghe, deve stare per un periodo prolungato con il catetere, che è sempre un corpo estraneo e quindi può creare le infezioni, irritazioni. Quindi il paziente lo vive giustamente, lo vive male. Quindi per evitare tutto questo è bene farsi controllare dai 50 anni in poi, seguendo anche il PSA totale, che è un antigene prostatico che ci può far prevenire anche i tumori alla prostata, che nella fase iniziale sono asintomatici perché insorgono nella zona periferica della prostata, cioè lontana dal canale uretrale. Quindi, essendo lontani al canale uretrale, non vanno all'inizio, diciamo, dello sviluppo a comprimere l'uretra e quindi non danno nessun sintomo. Abbiamo il PSA che ci fa capire, soprattutto se incrementa progressivamente nel tempo, poi con la visita e determinati esami strumentali, se ci può essere un sospetto anche di tumore alla prostata e quindi indagare. Quindi sottoponendosi annualmente alla visita urologica, il paziente, come dire, si garantisce una menzione intanto adeguata, valida, senza alterare appunto la qualità di vita, e poi fa prevenzione. Dico alterare la qualità di vita perché i pazienti che soffrono di iperplasia prostatica non curata si alzano molte volte la notte, quando sono fuori vanno cercando il bagno nei bar, oppure si devono fermare con la macchina, spesso li vediamo che urinano in autostrada, perché purtroppo non curandosi questa prostata tende a dare quelle complicanze di cui parlavo. Quindi fondamentale la visita dai 50 anni e da 40 anni per prevenire il tumore alla prostata per chi ha già una familiarità e quindi può avere anche una sorta di cosiddetta predisposizione. È importante anche oltre alla visita fare determinati esami strumentali che ogni urologo ha presso il proprio studio, quali l'ecografia, l'uroflussimetria, che è un esame che ci fa vedere la pressione del flusso urinario, il tempo di svuotamento, se è un flusso regolare o irregolare. Poi valuteremo anche il ristagno dopo aver urinato. Quindi si possono fare proprio delle terapie mirate sulla base della sintomatologia. Molte volte i pazienti ritardano a venire
perché mi dicono: ah, dottore, io non sono venuto perché, sai, i farmaci per la prostata non ne vorrei prendere perché interferiscono sull'attività sessuale, mi fanno diventare impotente. In realtà non è così, perché i farmaci per la prostata non intaccano attività sessuale, anzi, se una prostata è decongestionata, attività sessuale potrebbe andare anche meglio, anche perché sopra la prostata ci sono le vescicole seminali e quindi è la prostata fondamentale sì, anche nell'attività sessuale, nell'eiaculazione. È vero che alcuni farmaci che generalmente tendiamo a dare in tarda età agiscono sul diidrotestosterone perché la prostata è ormonosensibile e quindi come dire, altera un po' la libido, ma questi sono farmaci che diamo proprio come ultima opzione terapeutica ed altri, i cosiddetti alfalitici. Soltanto alcuni possono dare la cosiddetta eiaculazione retrograda, cioè lo sperma, anziché andare verso l'esterno, va verso l'interno per un fatto meccanico. Però non altera sicuramente l'erezione, tranne, ripeto, la dutasteride e la finasteride, ma quelli che diamo ai pazienti oltre 80 anni, quando già diciamo sono per evitare la cateterizzazione, per evitare l'intervento se non possono affrontare intervento, quindi determinati casi selezionati. Quindi. Bene, dottore, innanzitutto grazie per aver spiegato a tutti l'importanza della visita urologica, anche perché sappiamo bene che forse per dei retaggi culturali, forse per vergogna, spesso l'uomo dall'urologo ha un po' di resistenza, ecco, a fare la visita È così. urologica. In Quindi, effetti è così. Sì. dottore, in che cosa consiste questa visita urologica? Anche per spiegarlo a chi spesso magari dall'urologo, come dire, ha delle resistenze. Infatti, molti sono restii appunto perché sanno che la visita urologica consiste prevalentemente nell'esplorazione rettale, che posso assicurare ai pazienti dura 5 secondi, mettiamo un lubrificante anestetico, quindi il paziente non avverte fastidio, ma è importante per capire la consistenza della prostata, se ha i margini, quindi liberi, se ci sono dei piccoli noduli. Quindi è un esame che noi facciamo quando il paziente si sottopone a visita per darci delle informazioni molto importanti. Oltre la visita prostatica, quindi l'esplorazione rettale, eseguiamo degli esami, degli esami strumentali e poi consigliamo degli esami laboratoristici. Facciamo una accurata anamnesi per vedere se il paziente assume determinati farmaci, quindi facciamo una scheda dove ogni volta riusciamo diciamo, a inquadrare il paziente e a consigliare determinati esami. E in modo da poterlo poi controllare nel tempo. Gli esami fondamentali di laboratorio per il paziente che si sottopone a visita prostatica sono l'emocromo, gli esami della funzionalità renale, quindi fare sempre azotemia, creatinina, sodio, potassio, il PSA totale, abbiamo detto, esami urina e urinocoltura. Questi sono gli esami base. L'esame della funzionalità renale lo spiegavo prima perché a volte si può avere un problema anche di reflusso vescico-ureterale e anche perché l'apparato diciamo, urinario che è studiato dall'urologo è appunto composto anche dai reni, quindi reni, uretere, vescica e prostata nell'uomo. Nelle donne la prostata non c'è, ma possono essere anche pazienti dell'urologo. Infatti, a volte pazienti uomini vedono in sala d'attesa delle donne e mi chiedono: ma come mai ci sono delle donne che vengono a fare da lei? Dico perché l'apparato escretore, cioè l'apparato urinario, ce l'hanno pure le donne, spesso donne che soffrono di calcolosi o di cistiti. O prolasso che sia cistocele, prolasso vescicale, quindi possono avere incontinenza delle problematiche urologiche che trattiamo pure noi urologi, a differenza dei ginecologi che trattano solo le donne, noi urologi, oltre agli uomini, trattiamo pure le donne. Lo dico perché proprio questa domanda mi viene fatta spessissimo dai pazienti uomini quando vedono le donne in sala d'attesa. Poi la visita urologica è importante, al di là dai 50 anni in poi per gli uomini,
e a volte anche in età adolescenziale, perché molti ragazzi mi vengono con sintomatologia urinaria dicendomi: "Ah, ma dottore, ma com'è che urino così spesso? Ma comincio a soffrire di prostata a quest'età?" In realtà sì, perché la prostata si può infiammare dall'età sessualmente attiva in poi, quindi l'infiammazione prostatica, la prostatite, che poi si ripercuote sul collo vescicale, quindi può diventare anche cistite, e si può avere dall'età sessualmente attiva in poi. Io vedo anche ragazzi a 20 anni, 25 anni, che magari facendo ciclismo oppure avendo delle abitudini così alimentari, a volte uscendo, abusano o di caffè o di alcolici a digiuno, superalcolici, può tendere la prostata a infiammarsi anche per cause esogene dette, non necessariamente infettive, oltre che diciamo infettive, che sono quelle a trasmissione sessuale, che possono essere anche frequenti negli uomini. Quindi la prostata possono la prostatite, avere anche soggetti giovani. In questi casi noi facciamo fare degli esami particolari, qual è la spermiocoltura, l'urinocoltura, per andare a ricercare eventuali germi, in determinati casi anche il tampone uretrale. Quindi anche i giovani, ahimè, se soffrono di questi disturbi disurici, devono sottoporsi a visita urologica. A volte, anche in assenza di sintomi, perché dico di fare prevenzione dai 50 anni in poi? Perché non è raro capitare e vedere dei pazienti che hanno delle patologie a loro sconosciute, come per esempio una patologia del giunto pielo-ureterale, che è un inginocchiamento dell'uretere. L'uretere è il tubicino che collega il rene alla vescica, si crea un inginocchiamento congenito e una dilatazione del rene, quindi una stasi urinaria. Questa stasi urinaria poi porta alla formazione di calcoletti facilmente. Spesso pazienti hanno formazione di calcoli per questa patologia del giunto. E quindi l'apparato, l'ecografia dell'apparato urinario è fondamentale per inquadrare il paziente urologico. Perché vedo spesso pazienti vengono da me soltanto con un'ecografia soprapubica, escludono i reni perché dice: "No, il medico curante mi ha detto no, fai questa ecografia che va bene per la prostata." In realtà andrebbero studiati pure i reni, per vedere se esistono queste complicanze. Capita spesso, ahimè, a volte di diagnosticare dei tumori al rene che sono spesso asintomatici, cosiddetti, si chiamano incidentalomi, appunto per una causa il paziente si sottopone a visita per altre cause e poi viene diagnosticato anche il tumore renale, che in fase avanzata poi dà l'ematuria, ma l'ematuria anche asintomatica, cioè, quindi chiamata monosintomatica, perché dà appunto soltanto questo sangue con le urine. Quindi, per fare capire, è importante la prevenzione, fare l'ecografia apparato urinario, poi questo esame, l'uroflussimetria, per farci capire come urina il paziente. In determinati casi di incontinenza ci sono esami un po' più complessi, come l'esame urodinamico, cioè a capire appunto il tipo di incontinenza del paziente. Anche nelle donne, quindi l'esame urodinamico io lo adopero tantissimo nelle donne che soffrono di incontinenza, appunto per poi trovare le soluzioni migliori in base all'esito degli esami. Quindi visita urologica, oltre che per gli uomini, anche per le donne quando hanno dei disturbi. Questo è importante saperlo. Benissimo, dottore, lei ci ha appena parlato di una malattia che non dà sintomi. C'è qualche altra malattia, in particolar modo qualche malattia tumorale urologica che non dà sintomi? Sì, oltre al tumore renale che nella fase iniziale, come ho detto, non dà sintomi, le neoplasie vescicali, chiamati volgarmente e in maniera impropria polipetti vescicali, sono delle vere e proprie neoplasie, non danno sintomi fin quando non raggiungono un certo volume, cominciano a dare del sangue monosintomatico, quindi il paziente vede solo le urine colorate, però in fase tardiva. Questi sono pazienti generalmente forti fumatori. Il fumo è il principale fattore di rischio per le neoformazioni
vescicali. Molte volte capita di vedere pazienti anche di una certa età, quindi superiore ai 60 anni, fumatori, vengono dicendo che hanno soltanto sangue colorina, non accusano disturbi e poi riscontriamo ecograficamente dei tumori vescicali abbastanza grandi che infiltrano. Poi, dopo che si fa l'esame istologico, si vede se infiltra la muscolare della vescica. Se nel caso dovesse infiltrare la muscolare, poi bisogna fare la cistectomia, cioè l'asportazione completa della vescica. Invece, se vengono presi in tempo, si può fare il cosiddetto follow-up, controlli periodici, e il paziente non andrà mai incontro a questo intervento demolitivo che è quello dell'asportazione della vescica. Quindi, fondamentale anche per questo la prevenzione, perché alcuni tumori urologici non danno sintomi. Anche il tumore testicolare, nella fase iniziale, il paziente non l'avverte e sono dei tumori molto pericolosi. Quindi è bene anche i ragazzi che imparino a fare l'autopalpazione, perché quando si arriva troppo tardi, questo si sa, soprattutto nelle patologie tumorali, poi bisogna agire in maniera cruenta e fare terapie complementari come radio, chemio, possono dare, questo è giusto dirlo, anche le metastasi. Anche il tumore alla prostata, come accennavo prima, dato che insorge nella zona periferica della prostata, nella fase iniziale è asintomatico. A me è capitato di vedere pure giovani, cinquantenni, per me i cinquantenni sono giovani, forse perché io ho 52 anni, con tumori alla prostata, asintomatici. Vengono da me soltanto per un rialzo del PSA, perché da 50 anni comunque è previsto, anche i medici curanti lo sanno, di fare eseguire il PSA con PSA molto elevato e poi si scopre che hanno tumore alla prostata e loro non si capacitano perché dicono: ma io non ho nessun sintomo, urino benissimo, questo o quell'altro, sono quasi restii poi a fare un'agobiopsia, che comunque deve essere preceduta. Adesso abbiamo degli esami molto accurati come la risonanza magnetica nucleare multiparametrica della prostata, che ci fa vedere se ci sono anche delle microlesioni prostatiche, cioè dei microtumoretti, e tramite poi un'agobiopsia fusion, cioè mirata in quelle zone, si riesce a fare un esame istologico e quindi fare delle terapie adeguate. E devo dire, a proposito del tumore alla prostata, però, quando lo diagnostichiamo in pazienti avanti con l'età, la cosiddetta terza età, a volte anche ottantenni, come ci hanno insegnato gli anglosassoni, non si fa niente. Molti possono rimanere sconvolti, dice: come, un tumore alla prostata non si fa niente? Sì, soprattutto se non c'è un PSA particolarmente elevato, si adotta la logica del wait and see, cioè aspetta e vedi, perché se il PSA comunque si mantiene a livelli, diciamo, non incrementa progressivamente nel tempo, non è a livelli elevati, il paziente può anche non sottoporsi a terapia. È un'opzione che noi diamo, oltre a eventuali terapie ormonali, perché la prostata è ormonosensibile, anche quella di non fare niente, dello wait and see. Dice: perché non fare niente? Perché gli interventi per la prostata, a parte che si fanno in pazienti più giovani, creano spesso, soprattutto per una adeguata radicalità, una incontinenza permanente e una disfunzione erettile, la cosiddetta impotenza chiamata. E quindi molti pazienti, magari ancora sessualmente attivi, che hanno una vita sociale abbastanza intensa, avere queste due problematiche, quella dell'incontinenza e dell'impotenza, preferiscono spesso non fare niente, monitorare anche il PSA. Dico in età avanzata perché? Perché quelli cui si riscontra in età avanzata generalmente sono a basso grado di malignità, mentre nei giovani è sempre comunque opportuno fare un trattamento, soprattutto al di sotto dei 70 anni, perché hanno un'aspettativa di vita molto più lunga e quindi un intervento radicale, fra l'altro se il tumore è abbastanza ben confinato entro la capsula, si può fare la cosiddetto intervento nerve sparing, cioè con risparmio dei nervi erigenti, e il paziente comunque potrà avere sia la continenza sia l'erezione, così fa la cosiddetta terapia riabilitativa dei corpi cavernosi, e quindi il paziente potrà continuare ad avere delle adeguate erezioni. Quindi
Importante, ancora una volta lo ribadisco, perché si possono evitare, è importante fare le visite urologiche annualmente, si possono evitare le complicanze anche importanti facendo una diagnosi precoce. Questo è quello che si raccomanda sempre ai pazienti. Anche, ripeto, giovani con prostatiti dovrebbero essere sottoposti periodicamente a visita urologica, perché una prostatite non curata determina all'interno della prostata dei cosiddetti esiti cicatriziali, che sono delle calcificazioni. Fanno sì che poi si crei uno stato infiammatorio cronico persistente della prostata. Quindi il paziente poi comincia a soffrire la cosiddetta prostatite cronica, che è molto invalidante, perché è come se appunto lui avesse problemi prostatici del sessantenne, settantenne, quando magari è un giovane, quindi i giovani spesso stanno fuori, non hanno a volte possibilità di andare nei bagni, perché magari fanno attività fisica, fanno la corsa, quindi questo può essere invalidante anche per attività fisica e attività sociale. Quindi giovani, anche ai primi sintomi, sottoporsi a visita urologica, anche le donne con cistiti ricorrenti o incontinenza, l'urge incontinence o incontinenza da sforzo, è bene che si facciano controllare per poter fare una terapia adeguata, che poi le eviterà anche eventuali interventi chirurgici. Questo è fondamentale, perché dico sempre, l'intervento chirurgico è l'ultima spiaggia, è l'ultima ratio. Se si può evitare è sempre meglio, perché non sono scevri da complicanze. Anche l'intervento di prostata, che ormai si fa quasi ambulatoriale con il laser verde o rosso, oppure con la semplice resezione bipolare della prostata, il paziente a 48 ore massimo va a casa, però ha degli effetti collaterali come l'eiaculazione retrograda permanente, in casi rari anche un po' di incontinenza, spesso può andare incontro anche a distanza anche di un mese di sanguinamenti per caduta d'escara. Quindi dico, non è scevro da complicanze, perché molti pazienti magari che non hanno un ristagno elevato, significa che non hanno un'ostruzione elevata, dicono: ah, dottore, ma posso levare sta prostata così mi tolgo il pensiero. In realtà non è così. Ci deve essere un'indicazione precisa dettata dagli esami, anche per evitare al paziente con l'intervento degli effetti collaterali a volte permanenti, come l'eiaculazione retrograda. Quindi questo è importante che passi il messaggio. Eh sì, molto sì. Importante, dottore. Io intanto la voglio ringraziare per tutti i consigli preziosi che lei ha dato sia agli uomini che alle donne. E poi volevo anche ricordare a tutti i nostri telespettatori che è possibile scaricare l'applicazione che è stata ideata appunto dal dottor Lauria, che si chiama UroLife. E si può scaricare sia sui dispositivi Apple che su quelli Android, all'interno della quale potete trovare consigli, indicazioni e anche un test. Io la ringrazio, dottor Lauria. Grazie a lei, grazie sempre per l'invito e speriamo di vederci presto. A presto, dottore, grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.